Dottor Capicci, psichiatra presso il Policlinico di Bari, perché la figura di uno psichiatra per delinquenti sui temi del Medioevo? Mi ha sempre incuriosito la conoscenza di come in diversi periodi storici la mente umana funzionasse. Cioè, mi sono chiesto come si amava, come si moriva, come si era figli, come si era padre, no? Nei differenti periodi storici. E quindi come si può, se ci sono delle modalità uguali in differenti periodi storici che siano assimilate. La mente medievale, un titolo accattivante, è vasto. Quali sono le linee in generale, le linee tematiche che tratterà? Sì, io vedo il Medioevo come un periodo di passaggio. È anche un periodo che porta a nuovo. E quindi, così come nei periodi di passaggio ci sono certi funzionamenti della mente, io credo che questo sia accaduto anche nel Medioevo. Cioè certi funzionamenti di passaggio, nei periodi di passaggio, sia della vita degli uomini, sia dei periodi storici. Un Medioevo non così molto lontano da noi, quindi? Credo proprio di sì. Cioè nel senso che il Medioevo faccia parte della nostra vita, in certi periodi della nostra vita. Come passaggio e come portatore di nuovo spesso. Allora, ringraziandola per la disponibilità, vi rimandiamo all'appuntamento con il dottor Alessandro Caducci, che parlerà della nostra mente medievale. L'incontro si terrà presso il liceo classico Orazio Flacco di Bari il 18 novembre alle ore 17:30 presso l'Alamagna.